Prima di arrivare alla sintesi di questo servizio, come un libro gustiamo la prefazione. In Nuova Fetta dei Miracoli, sospinto da un pubblico caloroso, da una società che vuole bene ai propri ragazzi, che si è visto anche nella domenica del drammatico spareggio playoff perso con la Vis Misano, semmai ce ne fosse bisogno. La cura Achille Fabbri ha fatto bene ai gialloblu di casa, che hanno fatto ulteriore esperienza rispetto all'anno prima, sono cresciuti sotto il piano dell'intensità e hanno raccolto anche quel pizzico di professionalità in più che porta a raggiungere determinate posizioni e obiettivi a termine della stagione. I complimenti sono d'obbligo, rimane il rammarico di essere stati campioni d'inverno, titolo che vale poco, ma nel giro di ritorno la coperta corta ha condizionato non poco il cammino. Su tutti sottolineiamo l'esempio Farabigoli, il portiere Sempini, oltre che il capitano Rinaldi, miglior marcatore della squadra con 9 gol, 8 dal dischetto. Per Marco Bucci, che da queste parti aveva giocato da giocatore, è l'apoteosi. 10 mesi prima raccoglieva ciò che di buono aveva ottenuto il suo predecessore Matteo Ortalli con la finale playoff persa a Pietracuta. Lo stadio è quello da sogni, accanto al circuito di Santa Monica, anche se la Vis Misano era, a mio parere, tra le pretendenti al titolo finale assieme a Verrucchi e a Riccione. Ma il calcio, si sa, è strano davvero. Nonostante lo stadio sia accostato al circuito di Santa Monica, gli uomini di Bucci partono in sordina e girone d'andata così così. A ritorno, ritmo da capolista che li ha portati a ottenere i playoff. L'alleanza con la FIA Riccione arricchisce un serbatoio giovanile dall'indiscutibile valore, l'Aro classe 2000, nel simbolo. Batani, invece, in pochi lo ricordano, risultò tra i migliori portieri dello scorso torneo in quel di Sponticcioli in prima categoria, dove tra l'altro all'andata Stefanelli neutralizzò anche un calcio di rigore proprio nella partita con Nova Feltia. La migliore difesa del campionato contro il terzo miglior attacco del torneo, guidato in campo da Urbinati, 15 centri in stagione per lui. Complimenti davvero. A Nova Feltia rimane la voglia e la consapevolezza che con una squadra e un pubblico così la speranza sia l'ultima a morire per poterci riprovare nella prossima stagione, seguendo l'esempio proprio magari della Vis Misano, ai quali vanno i nostri complimenti soprattutto per l'intrapendenza affrontata e avuta nei playoff. Non semplice superare avversari ostici come Sant'Ermete e Nova Feltia. Complimenti davvero ai ragazzi di Mister Bucci. Passiamo ora a gustarci la sintesi di questo playoff. Il mantra di Bucci, di Monte Vittoria, trova la prima applicazione che si chiama playoff. Vittoria Sant'Ermete ed infine quella Nova Feltia che valgono la promozione in promozione al Misano in versione tutto per tutto. Atmosfera elettica al comunale di Nova Feltia, una promozione è sempre una promozione, soprattutto se ci sono stati anni, non certamente mesi d'attesa, e qui a Nova Feltia, intesa come categoria, manca la promozione da più di 20 anni. Ad alzare il volume ci pensano i tifosi gialloblu che tra preparativi pre-match, seguiti col contributo anche di esponenti della società, alzano il volume della sfida nel pomeriggio in cui lo sport è stato a lungo protagonista. Il Misano giunge in Valmaricchia con il morale alle stelle, anche se entusiasmo e meccanismi si intravedono inizialmente tra i locali in questa prima trama sviluppatasi in apertura. Tommaso Raffaelli punto di partenza, Paolo Gori rifinitore, Mamutai terminale, tempi di inserimento perfetti per il centrocampista non altrettanto né colpo di testa. La risposta del Misano non si fa attendere, Laro recupera la sfera, si incune in area di rigore trovando in traversone Vincente ma non la testa di Urbinati, sfera che sfila lentamente a fondo campo. Lo stesso Urbinati prova a colpire dalla distanza ma Sempini è vigile su questo rasoterra non certamente irresistibile da parte del numero 9. La formazione di Bucci prende quota e inizia a credere nell'impresa. Gli ospiti hanno in mano il pallino del gioco e si portano in vantaggio al 38esimo grazie a una ripartenza. Il Nova Feltia prende palla al centrocampo, Urbinati scatta in contropiede sulla destra per poi servire al centro Benedetti che tutto solo può prendere la mira e infilare l'angolino lontano alla destra di Sempini che nulla può. Il replay ci mostra appunto il gol partita da parte del numero 7 ospite, gioia misanese che entra in scena al comunale di Nova Feltia. È immediata però la reazione della squadra di Fabbri, da una rimessa laterale battuta da Cupi, arriva il destro di Frabuoni dal limite che termina di poco a lato. Brividi questa volta per la porta difesa da Battani, ma ancora la Vis Misano a sfiorare il raddoppio. Matteo Urbinati si destreggia tra tre avversari in posizione centrale, allarga a sinistra per Trossani che cambia gioco dall'altra parte per Benedetti, cross a mezz'altezza, trova ancora Urbinati che anticipa Sempini un difensore ma la palla termina fuori. Vis Misano che vorrebbe il gol della sicurezza, due calci piazzati battuti da Tamburini provocano un colpo di testa abbondantemente a lato e un intervento sotto misura di Imola che non inquadra lo specchio della porta. Squadra a riposo sullo 0-1. Nella ripresa stesso 11 di partenza per ambedue le formazioni. Baldinini suona la carica ma soffia troppo e intasa la tromba gialloblu. Fabbri a questo punto getta nella mischia l'attaccante sammarinese Mattia Stefanelli, partito dalla panchina poiché non in perfette condizioni. Il suo ingresso porterà maggior pericolosità sotto porta e non a caso da una rimessa laterale di Cupi nasce il colpo di testa di Stefanelli che favorisce l'inserimento in spaccata sotto misura di Frabuoni. Battani ci mette riflessi, istinto e personalità, il resto lo fa la traversa.
La Vis Misano soffre, Bucci inserisce forze fresche al 66esimo e il neo entrato Muccioli impegna Sempini alla deviazione con un velenoso calcio di punizione. Qualche malumore in tribuna, ma il Nuova Fete è pronto a far divertire la propria folla. Fabri fa on-off, dentro pure Federico Baldinini, ma l'azione parte dalla retrovia e il lancio di Gabriele Raffelli per la rete Stefanelli. Colpo di testa a liberare Francesco Baldinini, la cui volée termina di un soffio sul fondo. Capitano Rinaldi bacia la palla dalla bandierina e traversone viene raccolto di testa Stefanelli, che alza la mira, ma l'arbitro vede un'irregolarità. Sul versante opposto, il Misano tenta di tirare nuovamente fuori il respiro, fino ad allora trattenuto. Da calcio piazzato, Tamburini trova il muro difensivo giallo-blu sulla ribattuta a pallone alle stelle. Farabegoli, tra i migliori, disegna il pallone del pareggio per la testa di Stefanelli. L'attaccante lascia tutto il fosforo a casa per poi ritrovarlo quando, a centrocampo, durante un'azione confusa, succede il patatrac. Scambio di carezze con Urbinati, numero 16 ospite, rimane a terra. L'attaccante invece si rialza, provocando l'avversario. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo, ma in verità la rissa prosegue, portando all'espulsione di Gabriele Raffaelli per il Nuova Fettia e di Sanchez per la Vis Misano. Sliding doors a questo punto e la porta della felicità sbatte sul muro degli ospiti. Si riprende a giocare da una punizione di Rinaldi. Battani, con l'aiuto della traversa, sventa così il colpo di testa di Francesco Baldinini. Il replay ci mostra l'ottimo stacco di testa dell'attaccante gialloblu con relativa e altrettanto splendida paratona del portiere ospite. In contropiede la Vis Misano resta pericolosa, soprattutto se poi Muccioli decide di rimanere tenero, non sentendosela di infliggere il colpo letale alla squadra di Fabri. Nel finale ci si mette di mezzo anche il colpo della strega. Federico Baldinini apre per il neo entrato Bettini, serie di finte e pallone a servire il libero Otuadì. L'attaccante spreca così, calciando al lato. Terminano qui le speranze promozione di Nuova Fettia e la Vis Misano a salire a far compagnia al Morciano nella prossima promozione. La squadra di Bucci gioca meglio la prima frazione di gioco, portando a casa l'intera posta in paio. Laro, Lepi, Mattia Urbinati, Battani sfornano una super prestazione, interpretando al meglio il messaggio del loro tecnico prima dell'ingresso in campo, il quale ricordava che l'urlo finale più importante avviene non prima ma al fischio del direttore di gara. E così a salire in cielo, oltre che i suoi dirigenti, è proprio lui, sospinto dai suoi giocatori, mentre sopravvale lo sconforto, la disperazione tra i giocatori di Nuova Fettia, che si sono visti tolti il giocattolo più bello, ma da accudirli ci saranno sempre e soltanto loro, i loro genitori, il loro pubblico che sportivamente applaude gli avversari, ma anche tutti i propri beniamini, abbracciandoli come meglio non si potrebbe. Mentre il Misano nel giro di 12 mesi passa dalla disperazione dei playoff persi l'anno prima a Pietracuta ai festeggiamenti proprio laddove la Marmaricchia si era mostrata terra nemica.